guardate i segni della tenerona! Che spettacolo di forza! Oh, le lacrime agli occhi! Tantissima polvere! Che moto! Che moto! Pazzesco! La migliore torta di compleanno! Oggi l'ho portato fuori! Salutiamo le impronte della tenerona e vamos! Ora da capire dove siamo entrati, perché non è che abbiamo tanto senso, tanta possibilità di orientarci. Ricordo che c'era quel camper, dovrebbe essere qua in fondo. Che spettacolo, seguiamo le impronte dell'auto. Oh, c'era un fiume qua. Il cane. Oddio, 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 corri, corri, corri. I Perry che ci inseguono sempre. Perry number one. Dovrebbe essere da questa parte, ma l'impronta della tenerona forse è qua. Forse è qua, forse no. Qui sembra proprio suolo lunare. Forse di qua. Sì, sì. Dovrebbe essere proprio qua. Freccellino smosso, queste gomme all'anterione sono tutt'altra roba. Vamos ora! Salutiamo la cordigliera, ma ci rivedremo presto! Ora 29 km per Parrea. C'è un vento un po' fastidioso, l'abbiamo contro, e che un po' non lo sopportiamo più dalla Patagonia, però non è fortissimo, è un po' come il nostro vento italiano. Però sicuramente lo sentite anche dall'audio, che è abbastanza forte. Mi abbasso un po' per essere più riparato al cupolino della moto. Siamo nella provincia di San Juan, appena entrati. Ci siamo lasciati alle spalle la provincia di Mendoza. Dal lato destro ci sarebbe l'entrata ufficiale per il Parque Nazionale El Leoncito. Siamo a Barreal, 205 km da San Juan. Ripio. Ripio nell'accesso alla cittadina. Di qua credo. Ah no, so proprio giusto l'angolo. Guardate quanti sauces. Guardate che scena questa strada. Bellissimo. We feel it.
giardini pubblici. Bellissimo. Ragazzi che giocano a calcio. Tanto per cambiare, in Argentina come in Italia. Eccola, avevamo assolutamente bisogno di un distributore per la wifi e per un caffè. L'abbiamo trovato. Stiamo facendo una foto, ragazzi. Esatto. Grazie, ragazzi. Grazie. Muchas gracias. Viaje. Gracias. I ragazzi sono con noi. Saranno con noi nel video. Vamos! Di nuovo i salici piangenti. Sembrano addirittura proprio tettoie. Barreale è molto tranquilla e molto carina, secondo me. Sì, qui dovrebbe scorrere il fiume Los Patos, Rio Los Patos, esattamente. Francesco ha l'indicazione di una laguna qui sulla sinistra, secondo il navigatore, ma quello che vediamo noi è un territorio completamente asciutto per il momento. Molto verde, e questo è dovuto sicuramente al rio, sicuramente al fiume qui vicino. Siamo altrimenti in una zona quasi desertica. Alberi completamente secchi e sabbia per terra, non a caso siamo nella zona del Cujo. Mamma mia, che spettacolo. Colgo l'occasione per salutare quasi in diretta Luca e Alessandra. Abbiamo chiuso ora una videochiamata. Ecco Luca, ecco Alessandra, dove ci troviamo? Aspetta che rallento, che qua, ecco. Ciao Luca, ciao Alessandra, ci risentiremo presto. Luca e Alessandra, ecco dove siamo. Cosa c'è? C'è un rodeo in corso. Cose, questi posti, ma quando sono affascinanti. Forse sarà l'enorme diversità rispetto a quella a cui siamo abituati, ma è bellissimo. Guardate che spettacolo da questo lato, sembra quasi il Marocco, cioè ragazzi è incredibile, eppure non è sabbia ma sono rocce. Quando tornerò in Italia vorrò piantare un salice piangente davanti alla nostra casa. Li adoro, me li ricordo quando eravamo piccoli e poi non li ho visti più. Infiniti. Secolari, secondo me, tra l'altro. Ruta del vino de San Juan, perché anche San Juan, come Mendoza, ha tantissime aziende vinicole molto più semplici, molto alla portata di tutti rispetto a Mendoza, dove c'è molto turismo e le stesse aziende si sono un po' trasformate ed elevate. Tra l'altro la zona di Mendoza, come in parte San Juan, devono la loro ricchezza d'acqua a impianti di irrigazione a sorgente fluviale antichissimi, altrimenti queste sono zone dove non poteva svilupparsi alla coltivazione dei vigneti, proprio per la loro caratteristica di essere terre quasi desertiche. Siamo completamente senza parole. Sapevamo dai discorsi ascoltati dai ragazzi motociclisti di Beppe e Vania che questa era una zona bellissima, ma non immaginavamo così tanto. L'abbiamo fatto in parte la parte nord dell'Argentina, ma guardate in fondo, è stato uno dei viaggi più belli mai fatti. L'idea è quella di tornare in moto con la massima calma, perché c'è tantissimo da vedere e noi dobbiamo condividere tutto. Per questa stagione non riusciremo, ma torneremo sicuramente con i piloni e l'energia elettrica. Richiamano un po' il Nord America, ma siamo di fronte a Sua Maestà Cerro de los Siete Colores.
If we only stand together now, we'll know just what to do. And every single day I stand and stare at your house upon the riverside to see if you are there. And I wait for the time. Incredibile. Comunque si volga lo sguardo, è uno spettacolo senza fine. Sembra che non possa essere vero. Mamma. Strada mimetizzata con l'ambiente circostante. Faccio quasi fatica a vederla anche per il fatto che ho il sole puntato addosso. Le piante sembrano dei pompon attaccati a mano. È incredibile. Ma che roba è? Che roba è? Cioè, scrivete sotto nei commenti, in questo momento, mentre guardiamo la premiere insieme, cioè ragazzi, ma ci rendiamo conto? Cioè, questi hanno sulle mani qualcosa di spaventoso, di quanto è bello, e qua il turismo è zero. Se lo avessimo avuto in Italia o magari nell'America del Nord, bellissimo. E vi anticipo una cosa, vi garantisco che il nord dell'Argentina, nella zona del Passo de Llama, eccetera, eccetera, è ancora più strepitoso. Ma ci andremo insieme. Qua c'è stata una piccola frana, pezzettino di ripio per ricordarti che sei sempre in Sud America, distributore di benzina, ma noi ce l'abbiamo, andiamo avanti. Per arrivare a San Juan ce l'abbiamo, abbiamo ancora 3 tacche di benzina, quindi i chilometri restanti sono 172. Come sempre noi ci siamo persi in foto, chiacchiere, i video portano via tantissimo tempo, videochiamate perché era il giorno del mio compleanno, rispondere ai messaggi, e nonostante la tappa di oggi era corta, noi arriveremo sempre tardi, sempre. Tanto se accorciamo la tappa ci fermiamo più volte, anche perché qua ci sarebbe da fermarsi ogni 2 minuti, prendere anche il drone, cioè guardate, cioè, ma che roba è? Ma guardate dove vanno a casa. Mamma mia.
solo che oggi prendere il drone era quasi impossibile per via del vento. Sembrano le cinta muraria di una città. È incredibile. Il furgone di zio Jesse, bellissimo. Pensate a vivere qua, cioè pensate a vivere su questi territori. C'è una sorta di bar, c'è qualche casina, cioè, il paese più vicino ce l'hai a 150 km. È pazzesco, è pazzesco. Renault 19 Shamad, chi è che non se la ricorda? Ancora devo rimettere lo specchietto, però è anche vero che per l'Insta 360 non avere lo specchietto è anche meglio. Qualcuno dirà, certo tu Francesco trovi sempre la parte bella di ogni cosa, e mi sembra che in ogni contesto vedere la parte bella è sempre la cosa migliore. C'è un sole pazzesco, io non ho messo la crema oggi, sento la faccia che brucia, sicuramente siamo scesi di quota rispetto a Uspallata. Sul bracciolino smosso con l'anteriore nuovo e più tassellato è tutt'altra roba. Prossima stagione provo a alleggerire un po' ancora di più la moto perché farà più caldo, quindi non avremo bisogno di avviamento molto invernale, ma anche per la parte casual la roba invernale è quello che occupa più spazio, quindi cercherò di limare proprio al massimo. Questi primi 8 mesi sono stati pura esperienza, dobbiamo imparare molto, dobbiamo perfezionare molto, dobbiamo settare la moto a 360 gradi nella maniera ancora più precisa che in piccoli dettagli, ma ce la faremo, dai. Stiamo salendo verso nord e saremo presto in procinto di riprendere la ruta 40. Siamo comunque sempre sulla ruta nazionale 149. Qui devi avere il collo del gufo, poterti girare a 180 gradi. Mettete che io sia il gufo, ecco. Abbiamo detto Sara che con la camera cerca in qualche maniera di riprendere tutto. Per voi da casa c'è una visione anche migliore rispetto a quella che io ho qua davanti. È una delle strade, a mio parere, più belle che abbiamo percorso, ma che abbiamo percorso in generale, cioè in tutta la nostra vita. Abbiamo davanti a noi la Quebrada El Salto. Quebrada che significa gola o canyon. Voglia proprio di dare gas. Peccato per il vento che non mi restituisce tanta sicurezza. Si potrebbe accelerare anche di molto, ma non lo facciamo. E puoi mettere il traffico, non c'è nessuno. È indescrivibile a parole. Tutto quello che fa la natura è indescrivibile. Ci lascia senza fiato, sempre, ogni volta. Perché è esagerata, tende a esagerare. Un po' come qualche volta Francesco fa con me. Quando esageri mi lasci senza parole. Però la natura positivamente, Francesco ogni tanto. Ullum. Continuiamo a salire e la temperatura a scendere. Forse arriviamo, dice Fra, nel punto più alto. You can
sono i contorni sfocati del paradiso secondo noi. Ve lo dico io che Fra ha finito di nuovo la batteria della GoPro. La strada è bellissima, piena di curve che si snodano in maniera morbida. È un gusto, mucho gusto. È il suo regalo di compleanno, quindi è un piacere. Strada infinitamente dritta. E la luna che ci accompagna in tutti i nostri spostamenti. Mamma mia. Vengono segnalati dai fiumi, per esempio qui veniva giù un fiume che invadeva la strada e andava dall'altro lato. Ecco perché c'erano tutti i cartelli precaution, proprio perché quando piove probabilmente l'acqua scendendo dalle montagne attraversa questa strada. Infatti ecco, esatto, viene giù da qua e va a finire dall'altra parte. Per scendere di quota noi di solito abbiamo dei tornanti. Qui c'è una strada dritta, non ci sono curve, si scende in picchiata. Ci stiamo ricongiungendo con la ruta 40, San Juan Empalme, ruta nazionale numero 40. Odore intanto di parrilla. Siamo sulla ruta 40, San Juan, 55 km, dall'altra parte Mendoza, 215. La ruta 40 si fa riconoscere per il suo mito, per il suo affollamento. Fantastica serata a 40 km dall'arrivo a San Juan. Ci sono tantissime camionette che stanno tornando a casa, secondo noi, da picnic del 1° maggio. Erano attaccati l'un l'altro con una corda. E comunque stavamo pensando che molti fanno i picnic un po' come si faceva dalle nostre parti, sui nostri Appennini. C'era una località dove tutte le famiglie del maceratese andavano, sul fiume Ambro. Di nuovo avvallamento per passaggio acqua dalle montagne. Non fanno i ponti, sta dicendo Francesco, io vi riferisco, non fanno i ponti, ma fanno un avvallamento della strada stessa in modo da guardare i fiumi che si vengono a creare. La distesa della città di San Juan, un'infinità di luci, poco più di 100.000 abitanti. Questa fila di macchine dovrebbe essere il ritorno dalla festa del 1° maggio degli abitanti di San Juan. Dovremmo essere a circa 10 km dalla nostra casa. Dovremmo essere quasi arrivati tra le vie del centro, 763-765, ci siamo. L'appartamento è qui dentro. Ora dobbiamo solo aspettare Maggie che arrivi, perché ci ha detto che sta arrivando. Tenerona parcheggiata sotto le scale. Per farla passare qua ho dovuto togliere le valigie e sono passato con un centimetro da entrambe le parti. Abbiamo scaricato tutto, sono stracotto. È tardi, è il 1° maggio, ci ha detto che i supermercati difficilmente li trovate aperti, forse qualche pizzeria. Ora facciamo un giro veloce e poi con calma vi mostreremo la casa. Questo lugar, rapporto qualità prezzo, non ci crederete, ma ve lo faccio vedere con calma perché è assurdo. La moto è inguardabile. Noi anche, io gli occhi fucsia, però saremo qua tanto tempo, devo sistemare un po' il lavoro perché siamo rimasti troppo indietro, vogliamo metterci in pari. È inaccettabile. Sara deve finire il libro, dobbiamo pubblicarlo. Assolutamente. E la moto devo lavare.
lavarla, devo fare un po' di manutenzione, se riesco cambio anche l'olio qua. Dobbiamo lavare la roba, però, stasera si va a festeggiare. Andiamo. Felice compleanno. No, per me, già ve l'ho detto, non devo festeggiare nient'altro perché tutta la giornata è stata una festa, ma la verità è che dal 9 dicembre è tutta una festa, quindi... Nonostante si lavori tanto, nonostante siamo più stanchi di prima... Nonostante siamo cotti e ne avete le prove perché guardateci sugli occhi... Nonostante però... ci potete vedere dimagriti o ingrassati, non lo so, è dura, ma noi ce la mettiamo tutta ed è il nostro piccolo sogno. Vabbè, tra poco mi esce la lacrima, quindi vi saluto... E grazie ancora veramente per tutto il supporto, veramente di cuore. Noi ce la mettiamo tutta, ma anche voi siete grandissimi perché fate tantissimo per noi. Ora vamos, ciao ragazzi e grazie ancora. Ciao ciao. Solo perché siete voi, anche se sono stracotto, so che siete curiosi di sapere come ho festeggiato il compleanno. Abbiamo preso 2 hamburger doppi perché dobbiamo riempire la pancia. Take away. Però Maghi, oltre a lasciarci la frutta, dei biscottini, ci ha lasciato una bottiglia di vino tinto di San Juan, cioè la cortesia massima. Ringraziamo Maghi, ringraziamo sua figlia Ima, perché sono state di un'accoglienza strepitosa. Sì, facci vedere la cena. Bene. Cioè, per cena, la cosa cena. Mangio io? Tu mangi questo. Guarda che bella confezione che hanno fatto. Guarda che c'è una acquolina. Doppio hamburger con doppia pancetta. Cioè ragazzi, anch'io ho preso questo. Avrò esagerato, sì, penso di sì. Dai. Però abbiamo fame, quindi andiamo a mangiare. Vino rosso. Molti diranno, vabbè, ma non è una cena di pesce, non è una cena sul ristorante stellato. Per noi questa cena è il massimo. Va benissimo. Vamos a assaggiare che ho una fame strepitosa. Ciao ragazzi. Ah, dimenticavo un dettaglio fondamentale. Doppio hamburger da portar via, costo totale 6 euro. Chiudo il video così. Lo so che sono un bastardo, ma guardate l'altezza. Più di 4 dita. Colesterolo a 1000, glicemia fuori scala, però è il giorno del compleanno, finisco 45 anni, quindi ogni cosa è lecita. Scrivetelo nei commenti se condividete questo pensiero. Ora magno perché non ce la faccio più.